Ciao ragazzi, allora eccomi qui con un nuovo Mi Preparo con voi. So che avrei dovuto farlo qualche giorno fa, inizio ormai tutti i miei video così, però io ogni volta che dico che devo fare qualcosa succede che poi ho degli impegni imprevisti o mi sento male o qualche altra cosa, quindi eccomi qui oggi con questo video. Ho fatto questo trucco abbastanza intenso, è un trucco che io amo molto. Ma comunque il trucco non è niente di particolare, ho fatto questo Mi Preparo con voi per mostrarvi l'applicazione di fondotinta e correttore di Avril, che sono due prodotti bio, e vi avevo già anticipato su Facebook che vi avrei fatto vedere appunto l'applicazione di questi prodotti. E vi ho fatto vedere anche come sono vestite, insomma niente di particolare, perché voi sapete io non amo molto fare gli outfit, perché non penso di vestire chissà come e perché non so assolutamente riprendermi, quindi prendete tutto per quello che è, non professional, non da maestra di stile, ma da ragazza che è un attimo accampata e nella sua stanza, quindi prendete tutto con la dovuta scioglievolezza, tipo Lind, con la dovuta scioltezza, appunto. Spero che questo video vi tenga compagnia, ho utilizzato anche diverse cose nuove e anche diversi prodotti della Motives, spero che si dica così, che è un marchio che mi ha inviato alcune cose. Spero che questo video vi piaccia e vi tenga compagnia, vi mando un bacio e vi lascio alla realizzazione. Come vi avevo detto, andiamo ad applicare insieme questo fondotinta di Avril. Appunto, vado semplicemente ad applicarlo come se fosse una crema con le dita, perché ho visto che l'applicazione migliore sia in questo modo e picchiettandolo piuttosto che stenderlo, perché essendo così poco coprente ed essendo così leggero, se poi lo stendiamo diventa praticamente invisibile, quindi sui punti in cui ho delle macchiette, insomma delle imperfezioni maggiori, vado a picchiettarlo in questo modo. E questo è un fondotinta che non consiglio assolutamente a chi ha troppe imperfezioni, anche da super vicino non si nota per niente che l'avete applicato. Vado con il correttore sempre di Avril, questo è nella tonalità nude, per l'uso sulle occhiaie lo prelevo un po' e lo scaldo fra i polpastrelli, perché essendo molto molto compatto, se non lo scaldate vi va a accentuare il problema, sia per coprire le occhiaie sia per i piccoli brufoletti, le piccole imperfezioni. Prima di fare questo video avevo detto ho una pelle decente, poi mi è spuntato un brufolo enorme qui. Questo è l'effetto, quindi secondo me molto molto naturale, e vado a fissare il tutto con un velo del mio fondotinta Flat Perfection, che è il mio preferito, ed un piumino, così da non sollevare il correttore che abbiamo applicato, perché molto spesso quando andiamo a fare delle correzioni sul viso, quando poi passiamo col pennello ci viene via tutto, quindi è praticamente inutile aver fatto delle correzioni sul nostro volto se poi appunto in seguito andiamo a rimuoverle con un pennello. Poi vado ad applicare il primer sulle palpebre e uso questo primer di Tenimage, che sono nuovi prodotti che però non posso ancora dirvi nulla perché praticamente oggi è il primo giorno che li utilizzo, quindi non mi dispiace non poter essere precisa. Appunto, lì lo metto, metto il primer. Vado a fare un trucco molto forte e utilizzo questa palettina qui. È questa marca, appunto, è una nuova marca che vi avevo già postato le foto su Instagram, e tante ragazze mi hanno detto una marca conosciuta in America, facci sapere come ti trovi, eccetera eccetera, e vado a fare uno smoky molto forte utilizzando, mi sono già sporcata, come primo colore, non ce la posso fare oggi perché sono esauritissima, questo colore qui che è iper glitterato, scintillante, questo che è veramente meraviglioso. E appunto lo prendo con un semplicissimo pennello piatto, l'ombretto sulla palpebra mobile, stando attenta che non cada e vado ovunque. E questo mi piace moltissimo perché ha come un effetto bagnato, e sono anche degli ombretti molto molto pigmentati, quindi mi piacciono tantissimo. E stasera metterò il mio giubbottino di pelle. Ve l'avevo già fatto vedere, se non erro, in un video haul. Appunto, avevo fatto vedere questo giubbottino di pelle. E di solito, appunto, quando mi vesto in questo modo,
un po' più con accessori in pelle, borchie, eccetera, mi piace fare anche un trucco adeguato, quindi vado a sfumarlo e stasera appunto esco con le mie amiche e penso che faremo una passeggiatina, insomma. Andremo ovviamente a mangiare perché noi, cioè noi, sia io che le mie amiche nel mio gruppo, siamo delle ottime forchette. Quando sono uscita con la mia amica, allora lei stava parlando, non mi ricordo di cosa, a un certo punto, mentre lei parlava, io avevo già finito di mangiare. Allora, quando è venuto il cameriere e ha detto posso portare via il piatto, la mia amica ha detto per lei un altro, tipo per lei un altro panino. Nella piega vado a mettere questo color viola rossiccio, che però messo così, applicato nella piega, è veramente molto carino. Metto proprio qui nella piega, è la stessa cosa che ho fatto anche l'altra sera, perché dà una sfumatura particolare al trucco e mi piace tantissimo. E sto usando questa per il, non lo specchio che è lontano, ma questo mini specchio di Neve Cosmetics, perché ragazzi, io più passa il tempo più sono cieca. Matita nera nell'occhio, dovrò sicuramente ritoccare il correttore perché l'ho fatto cadere tutto. In questo momento la stanza è invasa da un super profumo ciliegia mista a fragola, veramente fantastica, fantastico odore, di una candela di cui poi vi parlerò e vi racconterò anche un mio episodio divertente. Comunque in questo momento vado a mettere l'eyeliner e utilizzo sempre questo di Wycon, che è il mio preferito, il Bambi Eyes. Comunque vi devo raccontare questo episodio. Praticamente un giorno, circa forse una settimana e mezza fa, comunque mi arrivano queste candele e praticamente sono delle candele che quando bruciano, non so per quante ore, comunque per almeno 3 o 4 ore, è una cosa fantastica per me, tipo l'ovetto Kinder formato candela, nel senso voi le bruciate, a parte che hanno un profumo esagerato, cioè fortissimo, anche senza bruciarle, quando le bruciate sembra un vero profumo per la casa, perché appena entrate nella stanza c'è un profumo fantastico e poi c'è anche la sorpresa. In alcune ho trovato l'anello, in altre gli orecchini, adesso in questa non lo so perché sta ancora bruciando ed ancora, sono ancora passate poche ore, però dopo farò con voi tipo lo scarto del regalo. E io trovo una cosa fantastica perché io ero una patita dell'ovetto Kinder e anche adesso vi dico che mi capita di comprarlo perché sono sempre stata amante di queste cose, delle cose con le sorprese. Una cosa che mi ha fatto molto ridere è che un giorno tipo io avevo questo anello, l'avevo messo e lo portavo tutta fiera, no? Allora a un certo punto le mie amiche hanno detto oh, ma allora ti sei fidanzata, insomma ti stai per sposare, cose così, ho detto no, io praticamente porto questo anello che mi è uscito dalla candela. E loro a un certo punto mi hanno guardato con un viso un po' preoccupato, prendo anche un po' di nero, con un viso un po' preoccupato perché secondo me avranno pensato questa ormai è andata. Come mascara uso il What Lashes di Debbie sulle ciglia superiori. Proviamo insieme che c'è dentro. Mi sto sporcando tutte le mani come avete visto. C'è un anellino, adesso lo apriamo insieme, devo passare la fotocamera se non riesco a fare niente. Con i due cuoricini, veramente molto carino, di argento. Secondo me è un'idea molto carina, sono emozionata tipo bambina. Allora, passiamo al viso e vado ad utilizzare questa terra qui di Colister, che è una terra, sembra fluida, però poi diventa polvere. Appunto, ne metto un po' sul dorso della mano e vado ad applicarla leggermente nelle zone che voglio scolpire e poi la sfumo, perché appunto da liquida diventa polvere. Dove la voglio applicare la applico e poi la sfumo. Applico un blush luminoso, molto luminoso, e utilizzo questo con un pennello angolato. Questo è sia blush che illuminante, mi piace tantissimo quando ho questi look strong con contouring, appunto mi sembra che mettano ancora più risalto i lineamenti. Io sulle labbra vado a mettere questo gloss sempre di Motives
For La La Cosmetics, che è questo bellissimo nude. E questo l'ho fatto mettere anche alla mia amica l'altra sera che siamo uscite. Anche lei non mette spesso come me i gloss, perché già avendo le labbra carnose, profumo fantastico. Allora, finalmente posso sciogliere i capelli. Pettiniamoli, perché sicuramente avranno preso tipo tutte le pieghe di questo mondo. Sì, infatti, vedo già delle pieghe, perché ovviamente se io faccio il codino per i capelli appena lavati, mi pare ovvio che prendano le pieghe. Forse ho trovato una soluzione per farvi vedere anche l'outfit, visto che ogni volta non riesco mai a farlo. Allora, capelli lisci come avete visto, ho questo giubbottino di Romwe che vi avevo già fatto vedere, che ha praticamente il particolare di questa manichina un po' a sbuffo. Sotto ho messo semplicemente una magliettina nera che ha dei particolari di fiorellini, niente di che. Come accessorio ho semplicemente un bracciale. Sotto dei pantaloni semplicissimi, questi sono dei pantaloni, se non erro, di Zara, non mi ricordo. Comunque sono molto molto semplici, come potete vedere. E ai piedi ho questi stivaletti neri con particolari di cernierina con brillantini. E invece come borsa ho questa borsa qui, che è un regalo recente, mi piace tantissimo appunto abbinarla con questo giubbottino. E quindi ragazze, questo era il look finale, spero tanto che vi sia piaciuto, vi mando un bacione.